Alan Davide Scifo, cronista di Repubblica Palermo, che ha seguito questa notte la tragedia che si è verificata a Siculiana. Intanto ti chiedo, Alan, il clima che si respira a Siculiana. Noi sappiamo che la comunità si oppone da tempo, il sindaco peraltro ha fatto delle dichiarazioni apposite nel commentare quanto successo a che Villa Sicania sia tornata ad ospitare i migranti. Qual è la situazione? Ci sono tensioni? Allora, il sindaco ha detto che si trattava di una tragedia annunciata e un po' la sua voce è quello che pensano un po' tutti i siculianesi perché sono stati anni di fughe, di continue fughe. Il centro si trova vicino alla statale, quindi sì, è che si tratta di una tragedia annunciata in quanto poteva accadere in qualsiasi momento che di notte in una statale così affollata un migrante che stava per fuggire venisse travolto. Ecco, ti chiedevo per l'appunto del clima di tensione. Sappiamo che l'opinione pubblica siculianese non tollera granché questa cosa del centro di accoglienza. Questa mattina è diciamo, abbastanza silenzioso diciamo, la zona del centro di accoglienza, però sappiamo bene che, tastando il polso di qualche cittadino che ho avuto intervistato, abbiamo capito che comunque la richiesta è sempre quella, che questo centro venga chiuso in quanto è inadeguato a un paese di 4.000 abitanti quale Siculiana. E a questo proposito ti chiederei proprio delle ragioni della protesta di ieri pomeriggio dei migranti del centro di Villa Sicania, che si erano anche arrampicati sul tetto rivendicando che le condizioni in cui si trovano non sono vivibili. Sì, la protesta è iniziata ieri già all'ora di pranzo con i migranti che sono saliti sul tetto a decine chiedendo di andare via perché loro non vogliono stare in questo centro, semplicemente per questo, non vogliono attenersi a quelle che sono le regole della quarantena e quindi hanno cercato di scappare, prima salendo sul tetto e poi approfittando della confusione che si era creata e fuggendo. È anche da dire che ci sono troppe persone per le dimensioni della struttura, no? Sì, voi pensate che secondo il Viminale dovrebbe esserci 1,5 migranti ogni 1.000 abitanti in una cittadina e qui ce ne sono 220 per una cittadina di 4.000 abitanti. Ti chiedo un'ultima cosa a proposito di quello che è accaduto. Noi sappiamo che la persona che ha investito è stata arrestata. Evidentemente questo è stato il provvedimento giudiziario adottato nelle ultime ore. Che novità hai dal punto di vista dell'indagine o dell'accertamento della dinamica dei fatti? Sì, i fatti per ora, cioè l'indagine è ancora in corso, non è trapelato nulla per quanto riguarda appunto la dinamica, però il limite su questa strada è di 40 km/h, quindi probabilmente la macchina andava più veloce di questo limite, però era appunto imprevedibile una cosa del genere.